ragazzi, allora la ricetta di oggi è veramente super semplice, salutare e cos'altro? Sì, forse è più adatta per l'autunno, inverno, magari inizio primavera, però secondo me è un buon metodo per utilizzare una verdura che a me non piace granché, ovvero i finocchi. È una crema di finocchi e curry. L'ho assaggiata la prima volta, cioè la prima volta, unica volta, in un ristorante che c'è qua nella mia città, che si chiama Bancia, fa diciamo pranzi, buffet, anche cene a base di cibo biologico. Ciao Tiffy! E cibo biologico, e c'era questa zuppa appunto di finocchi e curry. Siccome appunto io non impazzisco per questa verdura, l'ho assaggiata ed era squisita. Ho detto, beh, è un ottimo modo per mangiare questa verdura, e ho pensato di proporvi questa ricetta. È veramente super super semplice e niente, spero che vi piaccia. Guardate la ricetta, provatela, ormai mi impappino. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mandarmi le foto delle vostre creazioni sulla fanpage di Facebook, trovate il link qua sotto. E basta, non voglio dilungarmi troppo, ci vediamo la prossima volta, un bacione! Versate un po' d'olio in una casseruola. Aggiungete la cipolla tagliata finemente. Tagliate i finocchi eliminando la parte più dura centrale. Tagliate anche le patate e aggiungetele nella casseruola. Infine aggiungetevi anche i finocchi tagliati. Fate soffriggere le verdure per qualche minuto. Aggiungete l'acqua fino a quasi coprire interamente gli ingredienti. Quindi coprite la casseruola con il coperchio, lasciando un pochino aperto, e cuocete per all'incirca 30-40 minuti, a fuoco medio vivace. Quando i finocchi e le patate saranno ben cotte, spegnete il fuoco e frullate il tutto con il mini pimer. A questo punto salate il tutto . Infine aggiungete lo yogurt. Io ho scelto quello greco perché mi piace molto, ma voi potete optare per quello normale italiano. Infine aggiungete il curry. La quantità è a vostra discrezione. Assaggiate ogni tanto per valutarne la piccantezza. Passate un'ultima volta con il mini pimer per rendere il tutto ancora più cremoso. La vostra crema di finocchi e curry è pronta per essere servita. Infine un tocco magari di timo fresco e un filo di olio d'oliva. Se ti è piaciuta questa ricetta, metti mi piace sotto il video e condividilo su Facebook o Twitter. Buon appetito!